In un video precedente abbiamo visto come procedere con la prima installazione del nostro nuovo Jetson Nano 2 GB. Prima di chiudere la sessione abbiamo deciso di vedere cos'altro contiene il sistema operativo caricato. In particolare abbiamo cercato gli esempi CUDA. Ecco la directory CUDA. Ed ecco la directory con tutti gli esempi. Ricordiamo che il Nano ha una GPU CUDA Maxwell 128 cores. Diamo un'occhiata al makefile per vedere se è già tutto predisposto alla compilazione degli esempi. Bene, apparentemente è tutto quanto predisposto. Proviamo a lanciare la compilazione di tutti quanti gli esempi e vediamo cosa succede. Dal momento che abbiamo numerosissimi sorgenti, la compilazione completa durerà circa un paio d'ore sul Nano. La prima cartella contiene esempi abbastanza semplici di codice, ad esempio una moltiplicazione matriciale che prevede 131 milioni di operazioni su 1024 threads, viene eseguita in 4.5 millisecondi e un'efficienza di 29 gigaflop. Una moltiplicazione un pochino più complessa, in questo caso, viene eseguita attraverso la libreria QBLAS per l'analisi in meno di 3 millisecondi per un totale di quasi 200 milioni di operazioni e 59 gigaflop. La sezione Utility ha invece una serie di programmi utili per l'interfacciamento della scheda. Ad esempio il Device Query consente di riconoscere automaticamente il tipo di driver, la compatibilità della scheda, la quantità di memoria, il numero di cores, il clock della scheda, la larghezza della memory bus e tutta una serie di altre informazioni utili per lo sviluppo di codice multiprogrammazione. La seconda parte invece, la versione relativa al bandwidth, permette di vedere la velocità di trasferimento attraverso la memoria globale e la memoria interna della scheda in differenti modalità di esecuzione. La seconda directory degli esempi è sicuramente la più interessante dal momento che offre tutta una serie di esempi di manipolazione grafica. Ad esempio, partiamo con l'onnipresente analisi del Mandelbrot, in cui viene eseguita una scansione del piano complesso. Lo zoom è praticamente istantaneo, e anche utilizzando un calcolo a doppia precisione, abbiamo una risposta quasi immediata, ovviamente quando ci troviamo su una risoluzione Full HD i tempi potrebbero essere un pochino più lenti visto che siamo su un apparato da 50 o 60 euro. Ad ogni modo, come possiamo vedere, è possibile zoomare, è possibile eseguire qualunque tipo di operazione. Esiste anche la possibilità di controllare il grafico dal punto di vista del piano di Julia. Successivamente possiamo analizzare questo sistema di texturing online al volo. È un sistema sostanzialmente che consente di tassellare 16 immagini e su ciascuna applicare un filtro di blurring, chiaramente in tempo reale con circa 60 fps. Il terzo esempio rappresenta invece una sorta di programmazione a livello OpenGL in cui viene rappresentato in tempo reale
un'onda, e questa superficie sostanzialmente può essere manipolata e rotata in qualunque senso, quindi sotto qualunque tipo di proiezione degli assi in tempo sostanzialmente reale e mantenendo le 60 fps. Le schede grafiche sono nate essenzialmente per la elaborazione delle immagini. La sezione Imaging degli esempi ne è una raccolta abbastanza evidente, dal momento che è possibile utilizzare diversi programmi che filtrano le immagini ed elaborano post-processing e applicazioni di filtri specifici. Ad esempio Box Filter è un sistema che consente di applicare una serie di filtri a una determinata immagine ad alta risoluzione e con molta efficienza. Ricordiamo sempre che stiamo lavorando con una macchina da 60 euro. L'esempio Convolution invece mostra l'elaborazione delle immagini passando attraverso un sistema di trasformata di Fourier sufficientemente veloce ed efficiente, specialmente nel momento in cui viene implementato sotto CUDA, quindi multiprocessing. Image denoising rappresenta invece un filtro che elimina sostanzialmente i rumori dell'immagine, quindi tutto ciò che in qualche maniera sporca o rovina un'immagine che dovrebbe essere pulita. È possibile applicare diversi algoritmi di denoising direttamente sulle immagini, possiamo vedere il risultato al volo, e ottenere addirittura risultati con un'efficienza di 3000 fps. Infine vediamo la classica teiera che ruota, l'esempio OpenGL, implementato questa volta con il multicore CUDA. Abbiamo una proiezione che va dai 32 fps elaborati con i quattro core in CPU sino ai 371 fps elaborati con i 128 CUDA core. La sezione Finance presenta esempi di algoritmi particolarmente utilizzati in ambito finanziario, un generatore Monte Carlo e un paio di generatori random o quasi random, ma è la sezione relativa alla simulazione, il vero cavallo di battaglia dei sistemi CUDA. Possiamo vedere infatti una serie di programmi particolarmente interessanti. FluidGL è un programma scritto in OpenGL, ovviamente, che consente, trascinando il mouse e cliccando il tasto, di simulare un liquido a viscosità differente in tempo reale. Si tratta di un effetto particolarmente interessante. N-Body, al contrario, simula il problema degli N-corpi, ciascuno dei quali adotta parametri differenti di distanza, velocità e gravitazione. OceanFFT è un programma che simula invece le onde del mare utilizzando una serie di generatori random. È possibile, oltre a visualizzare l'intero panorama marittimo in tempo reale, è possibile modificarne il punto di vista e ruotare gli assi in tempo reale.
Particles è la classica simulazione degli n oggetti attratti da un unico punto di gravità, la sfera rossa nell'immagine. Anche in questo caso è possibile modificare il punto di vista in tempo reale anche durante la caduta delle particelle. Infine, smoke simula le volute di fumo in un mezzo fluido, quindi una sorta di caos impostato attraverso la modifica dei parametri di ciascuna particella di fumo basata sui microprocessori. Anche in questo caso si tratta di un codice completamente customizzabile e modificabile. Possiamo vedere ad esempio spostando il punto di luce come cambia l'effetto grafico finale. Ciascuno dei punti viene infatti calcolato in tempo reale. L'ultima sezione presenta codici di esempio avanzati. Notiamo algoritmi per il sort parallelo, programmi per il calcolo matriciale efficiente, algoritmi paralleli per scan, reduction e transpose, template per la gestione del multithreading. Ovviamente non manca una sezione comune ed una libreria di funzioni predefinite per utilizzare al meglio, ad esempio, Kublas e MPI. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.